E si chiude oggi la 24esima edizione del Peperoncino Festival. Vediamo il nostro servizio. Non vi perdete neanche un minuto di questo spettacolo favoloso, tutto gratis, come tutti gli anni. Voi venite qui e non vi pentirete, perché si andrà via da qui migliorati, peperoncinizzati e per un futuro migliore, sicuramente. Per chi accetta l'invito di Sua Maestà e viene al Peperoncino Festival di Diamante, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Il programma prevede una serie di eventi nell'evento. Stasera ci sono la gara dei mangiatori di peperoncino e l'incoronazione del principe gourmet Massimo Spigaroli, una stella Michelin. Ma il consiglio è di approfittarne anche per dare uno sguardo alle mostre al centro DAC appena ristrutturato. Due sono fotografiche e raccontano le tradizioni calabresi e l'emigrazione. L'altra è dedicata ai peperoncini di tutto il mondo. Ci sono più di 200 varietà esposte e in un angolo a parte una pianta rarissima che arriva dal Sahara. Sua particolarità, a parte la rarità della pianta, è perché c'è questa foglia filiforme e poi non è di facile coltivazione. Quindi noi, insieme all'Accademia, all'Università di Pisa e Carmazzi, il vivaio che mi ospita per coltivarla, sono 7 anni che ci lavoriamo e abbiamo deciso di portarla quest'anno in esclusiva al Festival di Diamante. L'altra novità di quest'anno è la tensostruttura che ospita l'Università del Gusto, dove ogni sera ci sono due show cooking di grandi chef, calabresi e non. Facciamo questi piccoli show di cucina dove partecipano degli chef calabresi e degli chef internazionali. E si svolgono all'interno di una tendostruttura dove ci sono dei posti a sedere e dove lo chef prepara la lezione di cucina, la dimostrazione e poi c'è l'assaggio. Tra i personaggi del festival ce n'è anche uno molto amato dai bambini, Cino Tortorella, il mago Zurlì dello Zecchino d'Oro, che è un eccellente gastronomo. Io ho fatto la prima trasmissione di gastronomia alla RAI nel 1959. Ero autore e regista e il conduttore era Corrado. Poi ho scritto su varie riviste, ma chi leggeva quello che io scrivevo diceva: guarda, questo si chiama come quello che fa lo Zecchino d'Oro. Io per la gente sono solo il mago Zurlì. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, arrivederci.